Nuova polemica all'eredità. E se fino a qualche giorno fa le polemiche riguardavano il campioncino Diego Fanzaga, giovane docente di lettere in carriera che si è portato a casa più di 160. 000 euro. Stavolta la protagonista dello scandalo è un'altra. Fanzaga, come ormai tutti sapranno, era stato accusato di essere un raccomandato. Il pubblico aveva notato che le sue domande erano sempre più facili di quelle degli altri concorrenti. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato che quei dilatatori che portava nelle orecchie fossero degli auricolari attraverso i quali la produzione gli suggerisse le risposte. Il fatto è che, grazie alla sua partecipazione, il quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna aveva avuto un picco di ascolti e quindi circolava la voce che la produzione non avesse intenzione di farlo perdere per non perdere telespettatori. Poi, però, è successo. Diego Fanzaga è stato eliminato. È stato eliminato al triello. È stata una sorpresa e un dispiacere per tutti. Lui, però, se n'è andato a casa contento con un bel gruzzolo. Merito delle ghigliottine troppo facili, punto forse. A ogni modo, ormai è andata così e indietro non si torna. Il punto è che il copione di Diego si è ripetuto. In che senso? Nello studio di Rai 1, nella puntata di sabato 9 febbraio è finita nel mirino del popolo del web la concorrente Silvia. È contro di lei che il pubblico punta il dito. Il motivo? Anche lei sarebbe raccomandata e aiutata dalla produzione. E pensare che Silvia non è riuscita neanche ad arrivare al gioco finale. Punto, ma neanche questo è servito al pubblico che si è accanito contro di lei con tweet al veleno. Qualcuno da casa ha lasciato andare le dita sulla tastiera scrivendo delle accuse davvero molto pesanti. Ma che ha fatto Silvia dietro le quinte per essere aiutata così? L'allusione è chiaramente sessuale. Insomma, una roba piuttosto grave. Avete letto anche voi? E cosa ne pensate? Qualcuno chiede l'intervento del notaio. Una vergogna al cubo, ha scritto qualcuno in rete. Hanno eliminato Anna con domande spesso assurde, e prima di questo duello Silvia ne ha vinti altri due senza merito. Insomma, a quanto pare il pubblico non accetta le ingiustizie. Ma facciamoci una domanda: sono veramente ingiustizie oppure è solo questione di fortuna? Perché la questione fortuna non viene mai toccata. Eppure nei quiz, la fortuna conta e come. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.